Ecco qua, allora, dopo aver messo in pressione con l'azoto l'impianto, possiamo verificare benissimo dove si trova la perdita. Quindi la prova di tenuta in pressione si fa così. Si mette in pressione l'impianto. Pressione circa 40 bar, ma qua ne è servito molto meno, già con 10 atmosfere si poteva già notare la perdita. Poi niente, si spruzza sulle cartelle il liquido apposta, cerca fughe. In mancanza di questo si può usare dell'acqua insaponata col sapone dei piatti. Si fa la verifica su tutte le cartelle, sia all'esterno che anche all'interno dove c'è lo split. Niente, una volta verificata la perdita, si rifà la cartella. Si rifà la cartella. E si rifà la prova. Ok. Questa è la prova di tenuta in pressione con l'azoto. Ok. Ok, dopo aver rifatto la cartella, lo rimettiamo in pressione. Lo portiamo su 30 35 atmosfere, dovrebbe bastare, bastano per verificare se c'è qualche perdita. Ok, lo lasciamo in pressione mezz'ora, un'ora e niente, la per verificare che non abbia perdite, l'impianto deve rimanere lì sul 35, la lancetta nera, vedete, deve rimanere sul 35. Questa lancetta rossa serve solo per indicarci, ricordarci dove avevamo messo la lancetta nera. Ok, sul 35. Allora, per essere sicuri, si può fare anche una foto della lancetta nera e dopo un'ora rifare la foto e vedere se non si è spostata. Ok, se non si è spostata l'impianto non ha perdite. Quindi si può procedere a fare il vuoto e immettere gas nei tubi, nell'impianto. Ok, intanto ci dedichiamo al collegamento elettrico. E niente. Tutto qua.